Zona Cesarini. Tra primo e secondo tempo invece c'è il Vivi Città 2018, è la 35esima edizione, c'è il via simultaneo su Radio 1 Rai per 43 città italiane, 12 all'estero, e negli istituti penitenziari di Milano, Catanzaro, Monza e Cassino si corre per i diritti, l'ambiente e contro la violenza sulle donne. Soprattutto avremo Tiziano Pesce, vicepresidente nazionale dell'UISP, tra primo e secondo tempo. Parliamo di Vivi Città. Vivi Città 2018, la 35esima edizione, che partirà domenica 15 aprile alle 9.30, scatterà simultaneamente in 48 città italiane e 12 all'estero. Noi ne vogliamo parlare con Tiziano Pesce, vicepresidente nazionale UISP. Buonasera, buonasera Pesce. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a lei di aver risposto. Vivi Città, io mi ricordo che feci un Vivi Città negli anni 80, addirittura bellissimo, partiva da Ponte Sant'Angelo a Roma per andare lungo il Tevere, lasciandoci San Pietro sulla destra, col Castel Sant'Angelo alle spalle. C'ha sempre degli scenari bellissimi, e poi è bello perché si corre nel mondo, no? Assolutamente, proprio così, come anticipava, Vivi Città quest'anno compie 35 anni, tra l'altro nell'anno del 70esimo dell'UISP, quindi un'edizione che sarà ancora più particolare. Correremo appunto in 42 città in Italia, 12 all'estero, e poi con questa caratteristica a cui noi teniamo tanto, anche delle corse all'interno degli istituti penitenziari, delle case circondariali e degli istituti minorili. Come Milano, Catanzaro, Monza, Cassino. Si corre però, ecco, insomma, per qualcosa di valido, no? Si corre per i diritti, per l'ambiente, contro la violenza sulle donne, giusto? Assolutamente, proprio così, sin dalla sua prima edizione, dal 1984, Vivi Città corre proprio per promuovere diritti. Al centro delle attenzioni, delle iniziative dell'UISP c'è sempre la persona, il cittadino, le donne, gli uomini di ogni età, e per noi ciascuno con i propri diritti, appunto. Quindi domenica ancora una volta correremo per la sostenibilità ambientale, per la promozione dei diritti, per l'inclusione. Correremo appunto domenica e simultaneamente anche in due istituti, alla casa di reclusione di Milano di Bollate e alla casa circondariale di Monza. Poi saranno ben 27 gli istituti in cui correremo sino al mese di maggio. Io ho nominato Milano, Catanzaro, Monza, Cassino, ma insomma sono tanti, sono 27 i penitenziari maschili e femminili di tante città italiane, dal Beccaria di Milano a quello di Rebibbia di Roma, passando per tante altre città. Vivi Città è una corsa podistica, ci riferiamo sempre alla vicepresidente nazionale UISP Tiziano Pesce, che è messaggera di pace, che sostiene anche bambini che fuggono dalla guerra in Siria attraverso un progetto di cooperazione internazionale in collaborazione con la Fondazione Terre des Hommes. Insomma, sono tanti poi, come dire, i link, insomma, di questa Vivi Città. Vivi Città ovviamente non dimentica l'aspetto agonistico. Correremo sulla distanza ormai classicissima dei 12 chilometri, in ogni città avremo anche delle passeggiate ludico-motorie. Poi c'è anche la compensazione dei percorsi, no? Assolutamente, un'altra caratteristica molto significativa: alla fine verrà redatta una classifica unica nazionale a circuiti compensati, perché ovviamente si corre sulla stessa distanza, ma ovviamente con altimetrie diverse, quindi avremo una classifica unica compensata. Avremo domenica per la prima volta anche una diretta sulla pagina Facebook di UISP Nazionale. Ovviamente ricordiamo con molto piacere Radio 1 Rai, che ci segue sin dalla prima edizione, e anche domenica sarete voi a dare il via a Vivi Città. Il via simultaneo su Radio 1 Rai per 43 città italiane, 12 all'estero. È prevista anche, siamo sempre col vicepresidente UISP Tiziano Pesce, è prevista, presidente, anche una prova speciale, se non sbaglio, la mezza maratona a Firenze. Esattamente, Firenze è una delle città, diciamo, clou di Vivi Città, e a Firenze si correrà anche appunto sulla distanza della mezza maratona, quindi sui classici 21 km 95 metri, sì. E ovviamente ci saranno in quel caso anche atleti di livello assoluto che si contenderanno la vittoria non solo della tappa di Firenze, ma sicuramente anche la vittoria della classifica unica compensata. Domenica poi avremo una significativa attenzione in tante città, appunto anche alla promozione dei diritti delle donne. Vivi Città è appunto
appunto, come dicevamo, una corsa per tutti che promuove il diritto all'accesso alla pratica sportiva con pari diritti e pari dignità, quindi quest'anno un'attenzione particolare al tema per una nuova cultura dello sport che sia davvero senza discriminazione e violenza, e qua c'è proprio l'impegno importante dell'UISP sulla una tematica a cui teniamo molto, e in questo caso partiamo dal lavoro quotidiano attraverso la rete dei nostri comitati, soprattutto delle nostre associazioni sportive dilettantistiche affiliate sul territorio, a partire dal valore della Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport, che come UISP abbiamo rilanciato in questi ultimi anni e che di fatto rappresenta un po' la nostra base culturale, ecco, delle azioni dell'UISP. Tiziano Pesce, si può considerare la corsa più partecipata, più grande del mondo, il Vivicittà, no? A parte, insomma, il fatto che siamo alla 35esima edizione, che si corre in Italia, all'estero, nel mondo, è considerata la corsa più grande del mondo? È considerata così sin dalle sue prime edizioni. Ovviamente domenica ci aspettiamo una grande partecipazione. Negli ultimi anni Vivicittà ormai ha superato stabilmente i 60-65 mila partecipanti, quindi direi numeri di assoluto rilievo. Che forse nessuna maratona ha, forse al mondo. Assolutamente, c'è questa appunto caratteristica della contemporaneità. Cioè batte New York, batte Boston, Chicago, Parigi, Londra, insomma tutte le più grandi maratone, anche insomma si tratta di cosa diversa, ma c'è anche una mezza maratona, come diceva Tiziano Pece, che si correrà a Firenze. Appunto, è una prova speciale. L'appuntamento allora ci dica pure, Pesce. Appuntamento quindi per domenica 15 aprile alle 9:30, partenza quindi in contemporanea in via dal Radio 1 Rai. Ovviamente per tutta la giornata di domani i nostri comitati territoriali, i nostri comitati organizzatori saranno ben lieti di accogliere, diciamo, un po' gli ultimi ritardatari, ecco, e compatibilmente con l'organizzazione di ogni città, ovviamente anche domenica mattina, soprattutto per le passeggiate non competitive che, come sempre, metteranno appunto sulle vie delle nostre città migliaia di partecipanti di ogni età, dai bambini in carrozzina fino ai nonni. Ovviamente comunicazione internet sempre più importante, sì. Quindi sul nostro sito nazionale wisp.it si aprono poi tutte le pagine, non solo della Vivicittà, della manifestazione, diciamo, nazionale, ma di tutte le gare, di tutte le manifestazioni locali, quindi diciamo che è semplicissimo, ecco, vedere per ogni città tutti i dettagli e le modalità di... E allora l'indirizzo wisp.it, si corre per i diritti, per l'ambiente, soprattutto contro la violenza sulle donne. Quest'anno Tiziano Pesce, vicepresidente nazionale dell'UISP, ci ha presentato il Vivicittà 2018, 35esima edizione, da domenica 15 aprile, il viale 9:30. Grazie Tiziano Pesce. Grazie, buon a voi lavoro. Come sempre. Grazie. Allora...